Mi sentite? Io ci sono, mi sentite? Molto. A te la parola, grazie. Professore, buon pomeriggio, professor Suozzolo, benvenuto. Siamo in onda, ti vediamo e a te la parola, Ah, grazie. bene. Allora, benvenuti alla presentazione. Io mi collego solo ora, sono il presidente del corso di studi e alcuni colleghi interverranno dopo di me per darvi ulteriori informazioni sul corso. Il nostro è un corso di classe sociologica, incentrato sugli studi delle scienze sociali ed indirizzato in particolar modo sulle questioni che riguardano la devianza e la criminalità. Ci occupiamo appunto di scienze sociali e di tutti gli ambiti della società e cerchiamo di inquadrare i problemi della criminalità e i fenomeni ad essa legata ai più vasti fenomeni sociali, come ad esempio la finanziarizzazione dell'economia, la globalizzazione del mercato del lavoro, la globalizzazione informatica. I nostri studi li riversiamo appunto nelle attività didattiche del corso, il corso triennale appunto in sociologia e criminologia, e ciò che caratterizza la nostra attività didattica è in primo luogo un clima di piena collaborazione con gli studenti, perché coltiviamo una idea appunto di università che è quella più antica e originaria. L'università appunto è una creazione culturale nata in Italia appunto alla fine del Medioevo ed è nato come luogo di incontro tra docenti e studenti che appunto si associavano per coltivare insieme la scienza. In questo senso noi cerchiamo di praticare ancora oggi appunto la docenza universitaria, perché appunto docenti e discenti hanno certamente ruoli diversi all'interno dell'università, ma l'università è qualcosa che si fa insieme. Non dimentichiamo d'altra parte come docenti neanche ciò che l'università è effettivamente divenuta dopo secoli più tardi, e cioè alla fine del Settecento, grazie alla cultura illuminista, in particolare nell'Europa continentale, cioè l'università è divenuta un luogo di servizio pubblico, un servizio organizzato dallo Stato per promuovere la scienza e formare cittadini coscienti. L'università, quindi, come la intendiamo, è il luogo che deve contribuire in modo determinante a far uscire gli uomini dallo stato di minorità, uno stato che, per usare le parole di Kant, gli uomini devono imputare a se stessi e che, appunto, da cui noi tutti possiamo uscire grazie, appunto, la capacità di coltivare il lume della ragione. La formazione quindi del cittadino capace di coscienza critica è l'obiettivo prioritario del nostro corso di studi e il clima appunto di piena collaborazione fra docenti e studenti è ciò che rende possibile, a nostro avviso, agli studenti ottenere il massimo beneficio dallo studio delle discipline. Riguardo ai contenuti del nostro corso, cedo ora la parola agli altri colleghi e in primo luogo di nuovo al professor Lombardi Nilo che appunto ci guida in questa presentazione collettiva. Grazie Andrea e a te la parola.
Allora, grazie al professor Tuozzolo, ancora grazie al presidente del corso di laurea triennale in sociologia e criminologia. Un grazie davvero partecipato a tutti i colleghi che sono collegati o comunque in presenza, rispettando debitamente le norme appunto anticontagio. E un grazie sincero a tutti gli studenti, o speriamo appunto ai nostri prossimi studenti collegati da casa. Sarà un incontro, sarà un open day molto agile, almeno queste sono le nostre intenzioni, queste sono le nostre aspettative. È il secondo open day che si svolge in modalità telematica, da remoto. E, è stato un periodo, continua ad essere un periodo molto impegnativo, ma va sottolineato, e lo sottolinea molto meglio di me chi mi seguirà evidentemente, che anche in una contingenza difficile, complessa e complicata, il nostro corso di laurea ha fatto fronte alle tante anche difficoltà che si sono palesate sin dall'inizio, al tempo del primo lockdown, ma evidentemente la squadra, come dire, la dimensione squadra e soprattutto la dimensione cooperativa del team di docenti, anche evidentemente del team del personale legato appartenente al personale tecnico amministrativo, ci ha consentito e consente di affrontare al meglio una situazione, per l'appunto, che speriamo vada auspicabilmente migliorando. Io non voglio aggiungere molto, mi limito soltanto a dire che sono appunto un sociologo dei processi culturali e comunicativi. Ho la fortuna e l'onore di insegnare in questo corso di laurea comunicazione e sicurezza sociale e da buon, tra virgolette, comunicatore, almeno spero di essere tale anche oggi pomeriggio, io mi accingo a passare la parola ai professori, ai colleghi che sono in collegamento o che sono qui presenti, in modo tale da ragguagliare chi ci sta ascoltando, su, evidentemente sui vari aspetti, sulle varie direttive, anche, come dire, curvature epistemologiche, culturali, intellettuali, ma evidentemente anche didattiche e formative, che caratterizza il nostro corso di laurea. Brevissime, come dire, istruzioni per l'uso. Questo Open Day sarà, diciamo, suddiviso in tre parti. In questa prima parte, che ci auspichiamo possa essere molto agile, avremo gli interventi dei colleghi che si soffermeranno sulle varie anime formative didattiche che caratterizzano il nostro corso di laurea. La seconda parte sarà più rivolta evidentemente agli interventi da casa o comunque da remoto, che daranno appunto questo momento, questa seconda fase darà modo a chi volesse avere informazioni di porci domande alle quali risponderemo o risponderanno, uso la terza persona del plurale, ci tenteremo di rispondere in maniera quanto più accurata e precisa. La terza e ultima sezione di questo Open Day vedrà, come dire, il sottoscritto conversare, confrontarsi con alcuni nostri studenti già laureati, triennali o evidentemente studenti iscritti al corso di laurea magistrale, ma avremo anche la testimonianza di nostri studenti che si stanno affermando nel mondo delle professioni e dobbiamo dire, e lo diciamo anche con un pizzico d'orgoglio, con buonissimi risultati. Io non, per il momento non aggiungerei altro, e ringraziando ancora una volta chi consente, non, ancora una volta no perché non l'ho ancora fatto, ringrazio chi consente questa diretta streaming, in particolare i colleghi professor Pier Giorgio Della Pelle, la dottoressa Russo, i ragazzi dell'orientamento evidentemente, e anche la dottoressa Raffaella De Girolamo, che è molto più di una responsabile della segreteria didattica, e colei che ci mette in condizione, pazientando, armandosi sempre di molta, come dire, di molto savoir-faire, che ci consente appunto di gestire al meglio i rapporti con l'intera struttura, ma anche evidentemente con i nostri studenti e laureandi. E mi sono tenuto molto molto basso. Quindi passerei la parola subito alla professoressa Carmen Della Penna, che è docente di storia contemporanea ed è responsabile per le attività di orientamento per il nostro dipartimento. Vedo già la professoressa collegata, è collegata, la vedo. Benvenuta, professoressa Della Penna, buon pomeriggio. Sono costretto a ricordare a tutti coloro che appunto saranno chiamati in causa da questo momento in poi di tentare di rispettare una tempistica abbastanza, come dire, abbastanza agile, quindi 3-4 minuti al massimo, se fosse possibile, naturalmente. Grazie, professoressa Della Penna, a lei la parola.
Sì. Il bello della diretta riguarda anche le possibili, evidentemente, anomalie tecniche. In questo caso la professoressa Della Penna ha un problema di audio, ma non c'è nessun tipo di problema, perché nel frattempo, ecco, io tenterei di coinvolgere il professor Michele Cascavilla, che è docente di criminologia e vittimologia, a cui do il benvenuto e lo ringrazio per essere collegato. Al professor Cascavilla chiederei di condividere con noi, soprattutto con chi è collegato, una riflessione sull'area sociologico-giuridica. Professor Cascavilla, buon pomeriggio, la vediamo. Buon Grazie, a te la parola. pomeriggio, mi sentite? Confermatemi Bene. se non ci sono problemi di collegamento come con la professoressa Della Penna. Se non Mi ci sentono sono bene. problemi, Andrea, mi senti? Va bene. Allora, il mio compito è quello di illustrare la posizione, il compito, la funzione degli insegnamenti sociologici, sociologico-giuridici all'interno del corso di laurea di sociologia e criminologia. E su questo punto io vorrei dire questo: se ci sono delle materie che più di altre stabiliscono un collegamento tra sociologia e criminologia, cioè tra questi due elementi che compaiono nel titolo, nella denominazione del corso di laurea, queste materie sono proprio quelle sociologico-giuridiche. Nel corso di laurea di sociologia del diritto, sono presenti vari insegnamenti che appartengono al raggruppamento delle discipline sociologico-giuridiche. C'è una sociologia della devianza, c'è una sociologia del diritto e del crimine, una sociologia della pena. C'è l'insegnamento di criminologia e vittimologia che gravita all'interno di questo raggruppamento disciplinare. Ebbene, queste materie, come dicevo prima, stabiliscono un punto di collegamento tra sociologia e criminologia, perché il compito di queste discipline è studiare il fenomeno del diritto nella società, studiare il diritto nella società e la criminologia. E la devianza non sono altro che delle forme di violazione delle leggi che sono presenti nella società. La devianza è una forma di disobbedienza alle leggi sociali. La criminalità è una forma di inosservanza, di disobbedienza a quelle leggi, a quella tipologia di norme, che sono le norme più importanti presenti nella società, che sono le norme penali, che sono quelle che proibiscono i comportamenti maggiormente lesivi dei diritti e dei beni delle persone. Allora, queste discipline intendono proprio studiare sia il rapporto che sussiste tra il diritto e il fenomeno giuridico dal punto di vista del suo rapporto con la società, e studiare anche le forme di devianza e di criminalità come forme di inosservanza delle leggi. Studiare soprattutto perché, quali sono le cause che spiegano il comportamento deviante, mento criminale nella società. Per fare questo occorre uno studio scientifico. Ci sono tante opinioni che circolano nella società. C'è la mentalità comune che ha una visione dei problemi criminologici, però molto spesso la visione del fenomeno criminale che ha l'opinione pubblica non è fondata su ricerche scientifiche, più basata su pregiudizi, e a volte si adottano delle politiche di contrasto nei confronti della criminalità che si basano più sugli orientamenti dell'opinione pubblica piuttosto che su dati scientifici. Ecco, queste discipline vogliono fornire sul fenomeno criminale, sul fenomeno della devianza, sul fenomeno della criminalità, un sapere di tipo scientifico che sia diverso
dall'opinione pubblica. Scientifico, professor Tuozzolo, che l'università deve servire a dare una formazione critica ai nostri studenti. La nostra società ha bisogno di persone che abbiano una visione critica, protagonisti, e non solo essere oggetti di manipolazione da parte di orientamenti ideologici che magari a volte ci forniscono una visione errata della realtà della società e dei suoi fenomeni. Bene, Bene, io mi grazie, fermerei qui grazie per per il questa momento, chiarita. poi potrei fornire tanti altri elementi. Bene. Ringrazio il professor Cascavilla, che tra le altre cose è anche presidente del corso di laurea magistrale in ricerca sociale e politiche della sicurezza e criminalità. Grazie davvero. Io ridò la parola alla professoressa Della Penna, perché nel frattempo i nostri angeli del supporto tecnico credo abbiano risolto il problema d'audio. Professoressa Della Penna, riproviamo a ristabilire il collegamento. Grazie, speriamo che questa volta riusciamo a stabilire un collegamento. Allora, speriamo che questa volta riusciamo a stabilire un collegamento degno di questo nome. Ecco, io auguro un buon pomeriggio a tutti. Sono nella veste questa volta non di professore di storia contemporanea, sebbene la storia contemporanea è uno degli insegnamenti di base e che qualificano proprio questo corso di laurea, in quanto danno a questo corso di laurea quella base di conoscenza della contemporaneità che è fondamentale in qualsiasi corso che si occupi sia di sociologia che di criminologia. Ma sono qui nella veste di responsabile dell'orientamento e per questo appunto volevo darvi alcune indicazioni che possono essere di così generali e che possono dare quelli che sono i punti fermi relativi al nostro corso di laurea. Un nostro corso di laurea di cui io sono sempre molto felice di parlare, perché in fondo parlo e offro un corso di laurea nuovo, abbastanza unico nel panorama accademico italiano, che cerca di coniugare l'aspetto sociologico e quello criminologico. Il titolo la dice tutta, sociologia e criminologia. La criminologia è una scienza trasversale, appartiene a varie branche, però noi pensiamo che il rapporto con la sociologia è proprio quello che dà ricchezza a questo insegnamento criminologico e la sociologia dà alla criminologia quelle basi conoscitive relative alla società che le sono fondamentali. E proprio per questo è perché ci troviamo di fronte a una società complessa. Il corso di laurea che noi proponiamo è un corso di laurea che deve rispettare anche negli insegnamenti la complessità di questa società. E proprio per questo non ci limitiamo soltanto a quelli che sono insegnamenti criminologici o sociologici, ma cerchiamo di realizzare un interscambio cercando di dare uguale importanza a insegnamenti del diritto, della statistica, della filosofia, della storia, della vittimologia, della criminologia, della devianza, dell'emigrazione, cioè sono tutte aree che sono importanti in quanto la società presenta una grande complessità e quindi dobbiamo offrire degli insegnamenti che possono dare una risposta a questa complessità. Inoltre, proprio perché siamo sociologia e criminologia, non vogliamo soffermarci soltanto privilegiando un aspetto rispetto all'altro, ma cerchiamo sempre di stabilire un interscambio tra questi due, da questi due aspetti, questi due volti, che noi presentiamo. E vi faccio soltanto alcuni esempi. Non c'è soltanto storia della devianza o sociologia, ma ci sono degli insegnamenti come storia del diritto e del crimine, sociologia statistica e della criminologia. Ecco, e quindi cerchiamo per ogni insegnamento di dare un'attenzione non soltanto a quello che potrebbe essere l'insegnamento principale, ma sviluppare sempre un risvolto di tipo criminologico.
Sicuramente, oltre a questo percorso di studio, il corso di laurea che noi proponiamo ha anche un pacchetto di crediti che viene dedicato al tirocinio, e su questo io insisto molto, perché è un modo di sporcarsi le mani, nel senso che i nostri studenti, dopo aver studiato, vanno ad assaggiare quello che potrebbe essere nel futuro il loro mondo del lavoro, e per questo abbiamo convenzioni con tanti istituti, sia amministrativi, pubblici, privati, il mondo della sanità, il mondo della polizia, abbiamo la convenzione con la Polizia di Stato, il mondo penitenziario, quindi sono tutti insegnamenti e sono tutti tirocini che danno delle possibilità per avvicinarsi ancor più al mondo del lavoro. Come per esempio la stessa funzione lo svolgono i laboratori, e sono veramente finalizzati a sviluppare le competenze che sono proprie di questo corso di laurea. Ma sicuramente l'altra domanda che tutti gli studenti si pongono è quella sugli sbocchi professionali, e qui, se parliamo di società complessa, anche gli sbocchi professionali devono rispondere a questi richiami complessi che la società ci propone. La società ha bisogno di tante cose. Ecco, un sociologo che dopo aver fatto la triennale, invito anche a fare la magistrale, perché un percorso completo è quello che avvicina veramente al mondo del lavoro, però in generale un sociologo che cosa potrà fare? Entrare attraverso i concorsi nell'amministrazione pubblica e privata, nella selezione del personale, nel mondo della ricerca, nell'ambito del mondo penitenziario, nel mondo della Polizia di Stato, ma anche affiancare la magistratura, l'avvocatura, attraverso le competenze criminologiche. E non dobbiamo trascurare, perché lo cito sempre, la possibilità di entrare anche nel mondo della scuola facendo alcuni insegnamenti che consentono di poter insegnare un domani le scienze umane. Quindi il pacchetto è molto ricco, sia di ricchezza nel senso di insegnamenti, sia di possibilità che il futuro ci può offrire. E proprio per questo io invito i miei colleghi che mi accompagnano in questo pomeriggio di incontro a focalizzare la loro attenzione sui loro insegnamenti, proprio per sottolineare questi aspetti estremamente ricchi che il nostro corso di laurea può offrire. E poi siamo sempre a disposizione per eventuali domande che possono provenire dalle nostre, da voi. Ecco, grazie. Sono molto grato alla professoressa Della Penna per aver già anticipato alcuni aspetti fondamentali attinenti a queste attività di orientamento di Open Day, vale a dire, come dire, appunto, le prospettive occupazionali che questo corso di laurea schiude e presenta al termine di un percorso formativo per l'appunto poliedrico, complesso e interdisciplinare. Do il benvenuto al professor Fabrizio Fornari, che so essere in collegamento. Il professor Fornari è il direttore del nostro dipartimento, direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, docente di Sociologia Generale ed è anche evidentemente referente, quindi responsabile dell'area sociologica d'Ateneo. Professor Fornari, buon pomeriggio. Io ti darei la parola appunto per quanto attiene evidentemente all'area formativa di tua appunto attinenza, l'area sociologica. Grazie. Professor Fornari, il microfono. Credo ci sia. Ecco, grazie Andrea, adesso si sente? Bene, grazie, grazie mille. Ma quello che, diciamo, si può dire in circostanze simili, che sono quelle attraverso i quali noi cerchiamo di promuovere, scusate, leggerò con il computer, ecco. Quello che si può dire in una presentazione di questo tipo è sicuramente riferibile ad alcuni aspetti centrali. Il tema della scelta è sempre un tema, diciamo, drammatico, no? Nel senso che ogni scelta si presenta anche come una sorta di esclusione, e quindi è molto importante nel momento in cui ci si orienta verso una decisione avere perlomeno i confini del territorio nel quale si deciderà di entrare. Come direttore del Dipartimento, che cosa posso dire? Beh, in primis
posso dire che il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, dentro il quale è inserito il corso di sociologia e criminologia, è fortemente votato a creare rapporti di sinergia tra tutte le materie che hanno un forte indirizzo normativo e tutte le materie che hanno un forte indirizzo sociale. Come diciamo responsabile dell'area sociologica, posso invece dire che la sociologia, benché negli ultimi anni sia stata messa in secondo piano rispetto all'evoluzione delle neuroscienze, della psichiatria e della psicologia, rappresenta il fondamento degli studi di criminologia. Non è un caso che oggi siano più gli psichiatri che si avvicinano allo studio delle materie sociologiche, soprattutto quelli che si occupano di criminologia, rispetto a quanti sociologi si avvicinino al terreno della psichiatria. Noi ovviamente diamo molta importanza, come hanno già detto i colleghi, a tutte le materie delle scienze sociali che tentino di penetrare i processi che stanno alla base dei cosiddetti fenomeni criminali, della devianza, e lo facciamo in un modo che, almeno nelle intenzioni, in un modo che si connota come interdisciplinare, multidisciplinare, transdisciplinare. Ha detto molto bene la professoressa Della Penna quando diceva che un corso di laurea, lo ha detto anche il presidente del corso di laurea, il professor Tuozzolo, del corso di laurea triennale, anche il presidente del corso di laurea magistrale, il professor Cascavilla, hanno tutti detto molto bene quando hanno messo l'attenzione sulla centralità nello studio del comportamento, che nello stesso tempo deve essere studio del comportamento deviante e studio del comportamento non deviante. Tuttavia è evidente che in un corso di studi che ha un taglio criminologico e che porta verso una magistrale che si occupa soprattutto di politiche della sicurezza e criminalità, proprio il tema del comportamento diventi un tema centrale. Quindi studiando, iscrivendovi a questo corso, che cosa incontrerete? Incontrerete una serie di discipline che dovrebbero diventare una sorta di cassetta degli attrezzi per lavorare un domani e di inserirvi nel mondo delle professioni. Con la legge 3 del 2018, la cosiddetta legge Lorenzin, il sociologo è stato addirittura riconosciuto come professione sociosanitaria a tutti gli effetti. Perché questa connessione con il mondo sociosanitario? Perché chi studia criminologia ha a che fare molto anche con materie di taglio psicologico, studia non solo i comportamenti collettivi, ma studia anche i riflessi dei condizionamenti sociali sugli aspetti individuali. Ed è evidente che tutte le problematiche di oggi di tipo psicologico individuale siano indicatori e spie di problemi che trovano la loro origine nei contesti sociali. Non è quindi curioso o singolare che un sociologo, per esempio, si possa occupare delle psicopatie, che si possa occupare dei casi di depressione, perché cerca di fotografare la società così come la società sta evolvendo. Voi immaginate solo questo, che prima del Covid le persone che si sono rivolte ai dipartimenti di salute mentale per subire dei trattamenti in Italia, che è un paese che ha quasi 60 milioni di abitanti, sono state circa 380.000. Dopo il Covid noi ci troviamo oggi ad avere un dato che è aumentato del 30%. E si stima un numero oscuro per cui le persone che hanno bisogno di sostegno psicologico, ma addirittura di trattamenti presso i dipartimenti di salute mentale, sono circa 5 milioni. Nel mondo pare esistano, su quasi 8 miliardi di persone, mezzo miliardo di persone che soffrono di quel fenomeno che si chiama di depressione maggiore. È evidente che questi indicatori devono essere fotografati, descritti,
anche dal sociologo, con tutti i mezzi statistici, attraverso l'analisi dei big data. Però se vogliamo avere una fotografia dello sviluppo delle molte realtà sociali che giocano sullo scenario della globalizzazione, dobbiamo tenere presente anche questi elementi. Il crimine sta aumentando? La criminologia è una scienza che si sta definendo in maniera sempre maggiore? Sì, ma per una serie di problemi, e i problemi sono questi. Immaginatevi, ecco, quale immensità, no, di problematiche possono esservi, no, nell'agire degli individui che hanno impatti di natura sociale. Immaginatevi anche un altro fenomeno. Voi state per uscire da corsi di scuola superiore, state per conseguire la maturità e per fare questa scelta impegnativa, dicevo anche drammatica, perché ogni scelta impone un'esclusione del percorso universitario, che molto probabilmente andrà a dare un indirizzo definitivo alla vostra vita. Ma immaginate che in Italia, prima del Covid, con il fenomeno dei NEETs, cioè dei giovani che non sono occupati, che non cercano occupazione, avevamo numeri pari a circa 2 milioni e mezzo di soggetti, cioè 2 milioni e mezzo di giovani, oggi sotto Covid diventati 3 milioni, che non cercavano lavoro, che non volevano lavorare, che non erano intenzionati a seguire nessun percorso di sviluppo professionale, nessun corso di formazione professionale, non prendere nessun tipo di maturità. Voi immaginate un paese che ha 3 milioni di giovani tra i 15 e i 35 anni che restano come delle zavorre nel sistema. Ma non perché il sistema debba essere sempre efficiente. Il problema è che in mezzo a queste 3 milioni di persone, a questi 3 milioni di giovani, ci sono dei talenti, ci sono delle vocazioni. E allora il sistema stesso, nella sua versione migliore, l'università, dovrebbe farsi carico di riassumere all'interno di percorsi formativi adeguati, no, tutta questa massa di persone che sta vivendo un cambiamento antropologico epocale, perché voi lo vivete in presa diretta all'interno delle vostre famiglie, no? Stiamo vivendo grandi trasformazioni antropologiche. Quindi è evidente che in questo momento lo studio della criminologia significa studiare un insieme di settori che trasversalmente si uniscono. Però ricordatevi anche una cosa, che il consiglio che io vi do è quello di legare il vostro percorso anche a quelle che siano le vostre vere passioni, i vostri veri desideri. Sì, forse quello di comprendere la mente umana e la realtà sociale è sicuramente un desiderio nobile. Quindi il mio augurio è che possiate trovare di interesse quello che noi proponiamo, e possiate aderire alla nostra proposta ed entrare, insomma, in questo campus così variamente articolato, ma animato sempre dalla voglia di fare bene, di dare un contributo al miglioramento della società tutta nel suo complesso. Grazie. Grazie al professor Fornari, che ha focalizzato l'attenzione su alcuni nodi fondamentali per quanto riguarda sia lo studio della società ed evidentemente lo studio dei processi criminali, complessità, globalizzazione e trasversalità. È fondamentale la componente vocazionale, con una componente ineludibile. Grazie davvero, professor Fornari. Informazioni di servizio per chi ci segue: alle domande risponderemo dopo questa prima sezione dell'Open Day. È possibile inviarle, e c'è già chi le sta annotando, e poi appunto risponderemo alle domande. Passo subito la parola, vado rapidamente, alla professoressa Albertina Oliverio, che vedo immersa in una vetrata, un'immagine molto, come dire, molto eterea, quindi le facciamo anche complimenti. Stavo per dire effetto serra, ma non mi sembrava adeguata l'espressione, quindi ecco, mi sono corretto, anzi, devo dire che mi sono salvato in calcio d'angolo, ma mi sono comunque svelato. Oliverio, grazie, docente di epistemologia delle scienze sociali, e le passo subito la parola per illustrare evidentemente un po' l'area filosofica del nostro corso di laurea e per proporci anche un'introduzione al progetto Erasmus, che si spera possa ripartire con maggior propulsione una volta terminata questa cattività che speriamo davvero
finisca. Albertina, prego, grazie. Grazie, professor Lombardinino. Sì, allora, io parlo a nome dei filosofi dei corsi di laurea e come hanno detto i miei colleghi prima di me, il professor Fornari e la professoressa Della Penna, due parole chiave sono complessità e interdisciplinarietà. In effetti, gli studi che affronterete sono costruiti su queste due parole chiave e la filosofia è appunto si situa in quest'ottica. Dunque ci avvicineremo, vi avvicinerete alla storia del pensiero filosofico centrata specialmente sull'Ottocento e sul Novecento e ad altre materie a taglio filosofico che vi possono consentire di entrare in possesso di paradigmi concettuali attraverso i quali affrontare questioni di natura culturale, di natura scientifica, di natura sociale. Quindi è una prospettiva diversa che vi dà le basi. Ad esempio io insegno epistemologia delle scienze sociali e quindi in qualche modo cerco di fornire delle basi per il ragionamento nella ricerca sociale. Ecco, le materie filosofiche hanno un po' questo obiettivo e cerchiamo di declinarne insieme ai colleghi su delle tematiche anche molto attuali, ritorno sul concetto di globalizzazione, ma non solo, potrei citare il concetto di rischio, in generale l'etica, le scelte morali, quindi davvero è un sforzo a legare filosofia e sociologia e soprattutto a trarne la massima utilità per analizzare criticamente le tematiche che andrete a studiare nei nostri corsi di laurea. Per quanto riguarda il progetto Erasmus, di cui io sono delegato di sezione del Dipartimento, posso dirvi che abbiamo moltissimi accordi Erasmus, davvero tanti, in tutta Europa. Partiamo dalla Spagna, Portogallo, la Francia, abbiamo la Croazia, Romania, Bulgaria, cosa dirvi, la Polonia, la Finlandia, l'Estonia, la Lituania, la Grecia, abbiamo moltissimi accordi Erasmus in Europa che funzionano molto bene, i ragazzi partono molto, anche in questo periodo così complicato come è stato questo ultimo anno e mezzo, comunque abbiamo cercato di mantenere questi scambi e i ragazzi hanno potuto continuare l'Erasmus a distanza, ahimè, senza recarsi in sede. Ma questo dell'Erasmus costituisce una opportunità davvero speciale per entrare in contatto di sicuro con altri orizzonti culturali, ma soprattutto con altre modalità di studio, con altre modalità di ricerca. Vi confronterete con studenti di tutta l'Europa, ma anche con delle, delle modi di approcciarsi alle tematiche di ricerca che possono essere completamente diversi e questo ovviamente costituisce una grande ricchezza per voi. Quindi, tra l'altro, chi di voi volesse iscriversi, ecco, lo esorto sin dal primo anno di corso a fare domanda per poter partire in Erasmus l'anno successivo, un Erasmus che può durare un semestre o può durare in alcuni casi due semestri o se vi trovate molto bene dopo il primo semestre chiedere l'estensione del periodo Erasmus anche al secondo semestre. Ecco, questo è quello che posso dire in poco tempo, spero di di essere stata chiara e ringrazio ancora Andrea a cui cedo nuovamente la parola. Grazie Albertina, grazie davvero. Naturalmente gli studenti speriamo possano avere presto possibilità di muoversi, di viaggiare. Naturalmente Albertina, quando ci sarà possibilità anche per noi docenti ormai in cattività da tempo, faccelo sapere. Naturalmente una battuta e grazie davvero. Passo subito la parola al professor Andrea Antonilli, che insegna il nostro corso di laurea triennale Criminologia e Vittimologia. Gli passerei subito la parola per quanto riguarda la presentazione dell'area criminologica, non prima di averlo ringraziato dovutamente anche per il ruolo molto attivo che ha svolto nell'ambito dell'organizzazione di questo Open Day. Professore, a te la parola. Grazie, spero che mi sentiate bene. Ringrazio ovviamente il professor Lombardinino e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo evento. A me spetta un po', ma già l'hanno fatto anche coloro che hanno parlato prima di me, rimarcare l'impronta criminologica
della nostra offerta formativa e quindi di questo corso di laurea. Infatti ci terrei a sottolineare come la criminologia non viene affrontata soltanto in uno o due insegnamenti, ma in realtà tutta l'offerta formativa è curvata in senso criminologico, ovvero si è cercato di, in un certo senso, declinare i vari insegnamenti e le varie discipline proprio verso delle considerazioni appunto di che si riferiscono le discipline criminologiche. Io, per essere un diciamo pragmatico e per cercare in breve tempo di darvi dei punti di riferimento, direi che possiamo parlare di alcune aree o parole chiave all'interno della criminologia, ovvero i termini crimine e devianza, i termini prevenzione e anche, diciamo così, trattamento. Questi sono aspetti molto importanti perché, in primo luogo, attraverso lo studio delle dinamiche criminali e devianti, noi cerchiamo di individuare quelle che sono le cause, soprattutto di natura sociale, che possono condurre a condotte diciamo che o deviano da norme sociali oppure deviano da norme di natura penale. L'importanza della prevenzione è fatidica, poiché molto spesso con una buona politica di prevenzione è possibile diciamo così, impedire che il crimine si verifichi e nel caso individuare delle idonee politiche di contrasto al crimine. E poi c'è il trattamento che riguarda tutto l'aspetto anche della rieducazione e riabilitazione anche di coloro che hanno sbagliato e hanno violato appunto delle norme di natura penale. Il nostro approccio, come è stato già ribadito, è senz'altro di andare a individuare quali sono stati quei momenti, quelle interruzioni della socializzazione e della crescita in società degli individui, poiché, chiudo il mio intervento, come sostenevano alcuni statistici sociali dell'Ottocento, la società contiene i germi del crimine, ovvero molto spesso il contesto è quello che insieme all'individualità delle persone può essere in un certo senso responsabile, tra virgolette, anche di condotte che sono di natura deviante e criminale. Con questo passo la parola ad Andrea Lombardinino, professor Lombardinino. Grazie al professor Antonilli che ha sottolineato alcuni aspetti altrettanto cruciali e determinanti. Parlava del contrasto al crimine, rieducazione, riabilitazione, ma mi è piaciuta molto questa, una delle espressioni, una delle appunto delle frasi che ha pronunciato in conclusione del suo intervento, quando ha parlato dei germi del crimine. Allora, la collega a cui sto per dare la parola, io credo che sia più focalizzata, centrata sulle conseguenze probabilmente del crimine, ma la professoressa Valentina, a cui sto per dare la parola, potrà anche tranquillamente smentirmi: da un lato i germi, dall'altro le conseguenze, perché la professoressa Valentini non è soltanto docente di elementi di diritto penitenziario, ma evidentemente affronta tutte queste problematiche da un versante accademico, ma anche dal versante forense. E quindi le passo la parola per presentare e quindi illustrare l'area giuridico-legale del nostro corso di laurea. Grazie. Grazie al professor Lombardinino. Allora, consentite anche a me per cominciare, siccome sono in sostanza quasi l'ultima arrivata ancora in questo corso di laurea, mi permetto di parlare come una persona che dalla parte dei docenti ha potuto fare l'esperienza del corso di laurea triennale, ma anche di quello magistrale, che lo segue come naturale prosecuzione. Allora, innanzitutto, cosa ho trovato arrivando qui 2 anni fa?
prima cosa, un corso interessantissimo. Se tornassi indietro mi iscriverei sicuramente a questo corso di laurea, che è caratterizzato, come vi hanno detto i miei colleghi poco fa, in particolare lo ha sottolineato la professoressa Della Penna in maniera davvero efficace e chiara, da una interdisciplinarietà che è un nucleo di grandissimo interesse. L'interdisciplinarietà è il futuro. L'intero Ministero dell'Università si sta dirigendo faticosamente verso l'interdisciplinarietà e la valorizzazione dell'interdisciplinarietà. Noi siamo avanti, noi abbiamo realizzato l'interdisciplinarietà con il nostro corso e l'abbiamo realizzata anche per questo motivo, perché arrivando qui quello che ho trovato è stato un team di docenti affiatato, perché l'interdisciplinarietà poi non vive in astratto, ma vive della possibilità di congiungere le varie materie unendone i profili più interessanti. Beh, io sono, come dire, teoricamente estranea all'area sociologica, anzi in maniera molto concreta, perché come vi ha detto Andrea, il professor Lombardinilo, sono un giurista, un professore di procedura penale, e procedura penale significa il diritto che regola l'accertamento dei fatti di reato, e questo viene studiato nella magistrale, ma prima ancora io insegno nella triennale il diritto penitenziario, cioè il diritto chiamato a disciplinare l'esecuzione della pena nei confronti delle persone che sono state ritenute come responsabili di determinati reati. E allora devo dire che il giurista in questo contesto si nutre davvero delle conoscenze criminologiche, sociologiche, così come il sociologo non può che nutrirsi di questa scienza apparentemente dura, ma in realtà basata fortemente sul fattore umano, che è il diritto e in particolare la procedura penale. Allora, a parte il fatto, vabbè, questo voglio dirvelo, i diritti sono importanti per i concorsi, sono molto importanti per i concorsi. A volte sono un po' antipatici, forse pesanti, ma sono indispensabili per i concorsi. Quindi, in vista del vostro futuro, anche le materie giuridiche hanno una loro essenziale rilevanza in questa costellazione che abbiamo voluto costruire qui all'Università d'Annunzio. Ma al di là adesso poi del fattore, come dire, molto concreto dovuto al dovuto alla considerazione per il vostro fattore, per il vostro futuro lavorativo, beh, la conoscenza del diritto non è quello che può sembrare. Adesso vi parlerò di un esempio concreto, una storia che mi è capitata nella mia esperienza professionale, che vi darà modo forse di comprendere in maniera iniziale quanto sia vero che il diritto è fondato sul fattore umano e il fattore umano non può che influenzare quella materia apparentemente rigida che è il diritto. Allora, qualche anno fa, questo è anche oggetto di ciò che insegno nella triennale, il diritto penitenziario, qualche anno fa avevo un assistito che si trovava in carcere perché era stato riconosciuto colpevole di aver partecipato ad un'associazione di stampo mafioso, quindi articolo 416 bis del codice penale. Detto così, voi potrete pensare a uno di quei personaggi che vediamo in televisione. Nel concreto, questo associato di stampo mafioso era un uomo anche piuttosto giovane all'epoca, non raggiungeva i 40 anni, che come dire, si era approcciato alla compagine mafiosa perché viveva, era siciliano, e viveva in uno stato di tale povertà, immaginate, che sua madre, per sostentare la famiglia, vendeva il proprio sangue. Quindi parliamo di una tipica situazione in cui l'ambiente sociale porta al crimine. Allora, quest'uomo finisce in carcere, diventa mio assistito e immediatamente
mi comunica il suo bisogno, vedere la figlia. Aveva una bambina all'epoca di 6 anni che era anche sordomuta. Quindi aveva una condizione particolare che connotava la sua giovane esistenza, oltre all'ulteriore connotazione realizzata dal fatto di avere un padre in carcere. Guardate, io considero questo caso come uno di quelli che maggiormente ha influito sulla mia carriera professionale, perché che cosa è accaduto? Che quest'uomo appunto desiderava a tutti i costi vedere la sua bambina, mi ha chiesto di trovare un modo per ottenere un permesso. Tenete conto, questo è quello che studiate con la mia materia, che ottenere un permesso, se si è stati condannati per un reato di mafia, è, non diciamo impossibile, ma quasi, è molto molto difficile. Io trovai il modo, attraverso mille difficoltà, di fargli avere un permesso cosiddetto di necessità, cioè dato in caso di emergenza. Tenete conto che il suo patema per questa bambina lontana da lui, poi non poteva neanche venire a trovarlo perché il carcere dove lui si trovava era molto lontano dalla Sicilia e la famiglia non aveva fondi per poter viaggiare e andarlo a trovare. Non vedeva sua figlia da oltre 2 anni. Aveva cominciato per la disperazione, pensate, a scrivere il nome della bambina sulla sua pelle con la penna Bic, lo incideva a sangue. Arrivato a questo punto si riuscì ad ottenere un permesso di necessità. Purtroppo, per la rigidità istituzionale che talvolta accompagna queste situazioni, il permesso di necessità gli fu dato per, se non ricordo male, 3 giorni durante i quali egli doveva, con il blindato, perché il permesso di necessità avviene mediante trasferimento del detenuto su blindato, arrivare in Sicilia, vedere la bambina e ritornare in 3 giorni. Per di più, poiché lui formalmente, pur essendo l'ultima ruota del carro, era l'appartenente ad un'associazione di stampo mafioso, fu accompagnato da una scorta armata che salì con lui a vedere la bambina. In queste condizioni la bambina, non appena lo vide, accompagnato da questi uomini, 4 uomini armati di mitra dentro l'appartamento, la bambina fuggì, scoppiò a piangere e fuggì. Lui è potuto rimanere solo pochi altri minuti, poi il blindato ha dovuto rimettersi necessariamente in moto. Questa è stata l'ultima volta che ha visto sua figlia, perché pochi mesi più tardi si è suicidato. Questo è ciò che noi studiamo, diritto e umanità. Ho concluso. Grazie davvero alla professoressa Cristiana Valentini, e la ringrazio anche per aver sottolineato il grado di affiatamento tra il team dei docenti e dei colleghi, naturalmente, che ci aiutano e ci consentono di lavorare anche a distanza. Penso naturalmente al personale tecnico amministrativo. E allo stesso tempo la ringrazio per aver pronunciato quella frase in una delle battute iniziali del suo intervento, siamo avanti, quando ragionava sul grado di interdisciplinarità del nostro corso. Credo che questo potrebbe essere un ottimo slogan per un prossimo Open Day, siamo avanti. Naturalmente poi lanceremo un sondaggio e si deciderà evidentemente, ma prima della professoressa Valentini, il professor Antonilli si era richiamato alla dimensione epistemologica legata alla statistica, e quindi vedo già collegato il professor Di Zio dal cuore del campus di Chieti. Lei, professor Di Zio, è veramente straordinario, anche impeccabilmente elegante. Il professor Simone Di Zio insegna statistica sociale e criminologica, e gli passo molto volentieri la parola perché il professore ci illustrerà anche evidentemente le linee formative, didattiche, anche di ricerca evidentemente legate all'area statistica di cui è eminente e insigne rappresentante. Ho speso troppe parole per il suo punto, professore, probabilmente sì, ma se le meritava. Prego. Grazie. Io ti chiedo subito se... ho preparato delle immagini, quindi ti chiedo subito se si vedono, se posso quindi ragionare su queste immagini. Perfetto, grazie. Allora, perché vi faccio vedere queste cose? Intanto per essere più rapido, intanto per stimolare un po' la curiosità di chi ci ascolta. Qui vediamo
vari oggetti. Vediamo un trasformatore, un estrattore di succhi, una pala eolica e dei pannelli solari. Che cosa hanno a che fare con la statistica? Che cosa hanno in comune questi oggetti? Beh, questi oggetti hanno in comune il fatto che trasformano un ingresso in uscita, perché noi abbiamo bisogno spesso di cose che non sono prontamente disponibili. Allora abbiamo una mela, ci serve un succo di frutta, abbiamo il vento e ci serve l'energia elettrica. Cosa c'entra la statistica con tutto questo? Bene, la statistica, io non vi parlo quindi di formule, nel nostro corso non parleremo troppo di formule, ma la statistica c'entra perché io la considero un trasformatore. Che cosa trasforma la statistica? Trasforma i dati in informazioni. Questa è una cosa molto importante, perché spesso nel dire comune si confondono i dati con le informazioni. Spesso a voi giovani viene detto erroneamente che siete pieni di informazioni. Beh, questo non è vero, perché noi tutti siamo inondati di dati, ma non di informazioni. Il professor Cascavilla, per esempio, richiamava il concetto del sapere scientifico e dei dati certificati e non dell'opinione pubblica. Ma il tutto serve, quindi la statistica serve, per prendere decisioni, che sia la scelta del vostro corso di laurea, che siano le scelte politiche, le informazioni servono per decidere. E il professor Fornari faceva riferimento all'importanza della decisione, no? E allora noi dobbiamo sforzarci di capire come si fa a prendere una decisione informata. Allora, qual è il punto importante? È che così come se mettete una mela marcia dentro un estrattore non avrete un buon succo di frutta, se mettete dentro un elaboratore dei dati che non siano certificati, come sono quelli dei social network, fate lo stesso errore. Quindi per uno statistico sentir dire informarsi sui social network è una cosa che fa spaventare, no? Come questo personaggio di fantasia. Quindi il problema è capire dove si trovano i dati. Questo dell'Istat è solo un esempio che fornisce dati certificati, e quindi bisogna imparare all'università come si fa a cercare questi dati e come si fa a trattarli. Dopodiché questi dati vengono trattati, qui faccio degli esempi molto rapidi, i dati sulla criminalità che vengono trasformati in delle mappe, queste sono delle analisi sulla banda della 1 bianca, non so se qualcuno di voi ne ha mai sentito parlare perché risale a qualche decennio fa. Quindi dai dati come output escono fuori delle mappe, qui ci sono degli articoli di giornale, oppure dai dati dei tweet sul Covid, questo è uno studio molto recente, si tirano fuori queste mappe, queste che sono analisi di big data, come vengono detti adesso, big data, e quindi una rappresentazione che ci permette di capire come ad esempio il cospirazionismo circola nei social network, oppure i dati sempre da social network possono essere elaborati per creare delle mappe che sono appunto informative su quello che si dice sulla salute, oppure sulla politica, sulle teorie cospirazioniste. Ma attenzione che per quanto vi riguarda, anche il vostro futuro è qualcosa che diventa l'output di un'analisi, no? E quindi in ambito sociologico è importante anche capire che i dati sono anche quelli forniti dagli esperti. E allora il percorso verso il futuro si può studiare, si può analizzare. Quindi io vi lascio, sono stato sicuramente molto rapido, però poi sono a disposizione per eventuali domande, e vi lascio con questa citazione di Peter Drucker, che dice che il miglior modo per predire il futuro è crearlo. Quindi voi siete posti di fronte ad una scelta in questo momento. Grazie. Simone, grazie. Non so se è stato molto rapido, ma sei stato anche efficacemente iconico. Anche quelle animazioni, devo dire, estremamente, estremamente efficaci. Grazie anche per, come dire, per aver rispettato molto, molto, come dire, precisamente la tempistica. Chiudiamo questa prima parte del nostro Open Day con la presentazione dell'area antropologica, presentazione demandata alla collega, la professoressa Tia Rossi, che insegna antropologia e fenomeni della devianza. La professoressa Rossi, da quale parte del globo si collega? Vediamo un po'. Benvenuta. Grazie Andrea, buon pomeriggio a tutti. Allora, io vorrei partire da una domanda.
seconda, proprio l'antropologia all'interno di un corso di sociologia e criminologia. Perché dico questo? Perché non siamo abituati a pensare all'antropologia come una disciplina che si interessa alle società lontane, un po' che studia quei popoli, le tribù, persone che sono sconosciuti, che vivono isolati, che tra l'altro non esistono. Tea, perdonami, devo interromperti perché evidentemente ti trovi... Professore, Tea, mi senti? Guarda, purtroppo ti vediamo e ti sentiamo abbastanza male. Hai una connessione, sicuramente sarà performante a livello di contratto, ma dal punto di vista dell'efficacia non mi pare che renda benissimo. Posso provare non so se vuoi che io vada avanti, intanto se vuoi tentare di sistemare magari agganciandoti a qualche router di qualche vicino di casa, sgraffignando la password nel caso, che ci occupiamo di sociologia e criminologia, quindi possiamo tranquillamente farlo. Riproviamo, certo, riproviamo. Assolutamente. Provo, ditemi voi, speriamo di essere più fortunati, dai. Grazie Andrea. Dicevo, siamo abituati a questa antropologia, no? Che si occupa di questi popoli lontani, di questi popoli esotici, tribù lontane, molto spesso le lezioni comunque, Tea, ti devo interrompere di nuovo, non si può dire che non ci abbiamo riprovato, ecco, siamo con la coscienza molto a posto. Allora, io, se sei d'accordo, Tea, domanda retorica perché sarai sicuramente d'accordo, io andrei avanti intanto con la seconda parte del nostro pendente perché abbiamo la collega dottoressa De Girolamo che scalpita perché vuole fornire ai futuri studenti una pletora di informazioni fondamentali, evidentemente utili e fondamentali, e abbiamo anche la professoressa Della Penna che è pronta a rispondere a tutti coloro che porranno domande sulle finalità, sugli obiettivi, sulle ricadute professionali del nostro corso di laurea. Quindi per il momento, Tea, perdonami, ti metto un momentino in stand-by e do subito la parola alla collega De Girolamo, non prima di averla ancora una volta ringraziata per la pazienza e la disponibilità con cui quotidianamente è obbligata a soddisfare le esigenze dei docenti. Purtroppo questo è un destino che le è stato assegnato, e quindi davvero un grazie da parte mia, ma un grazie da parte di tutti i colleghi. Prego, Raffaella. Buongiorno a tutti, io sono Raffaella De Girolamo e mi occupo della segreteria didattica del corso di laurea di sociologia e criminologia e della istituenda interclasse LM88 e LM62, di cui vi parleremo molto probabilmente nei prossimi mesi. In sovrimpressione vedete i numeri di telefono, l'indirizzo email della didattica e del servizio tutorato. I numeri di telefono sono 0871 355 6464 e 6617. I ragazzi del tutorato sono una grande risorsa del corso di laurea, perché sono studenti meritevoli che hanno vinto un bando e che mettono a disposizione la loro formazione universitaria, soprattutto nei confronti delle matricole, che in questo momento storico e speriamo anche nei prossimi mesi futuri avranno necessità, soprattutto in questo periodo, avranno necessità di essere guidati nell'intraprendere il percorso universitario. Detto questo, vi invito a fare domande di qualsiasi tipo, cercheremo insomma di dare delle risposte laddove è possibile, perché capite bene che in questa situazione così mutevole, ancora adesso informazioni legate alla didattica non abbiamo certezza di alcune informazioni, però siamo pronti a... Ecco, una prima domanda è questa: le lezioni saranno in presenza o a distanza? Ecco, questa è una di quelle informazioni che ad oggi io non posso dare con assoluta certezza, nel senso che il rettore chiaramente vuole che il campus sia popolato di studenti e docenti, quindi la modalità blended, cioè la modalità mista, quella che noi abbiamo utilizzato nei primi mesi di settembre-ottobre, è probabilmente quella più auspicabile, quindi dare la possibilità agli studenti sia di collegarsi da remoto e quindi partecipare alle lezioni, e sia in presenza, contingentando ovviamente i posti nelle aule. Però ad oggi la certezza di come sarà erogata la didattica io non ce l'ho, aspettiamo indicazioni da parte dell'Ateneo.
Vediamo se c'è qualche altra domanda. Da quando è possibile matricolarsi al corso di laurea? Allora, per rimatricolarsi al corso di laurea è necessario attendere la pubblicazione del manifesto degli studi anno accademico 21-22. Molto probabilmente il tutto avverrà intorno al mese di luglio, in genere fine luglio, e lì verranno indicate le date dell'apertura delle matricolazioni. Il manifesto generale è sempre in home page di Ateneo, il sito di Ateneo è www.unich.it, basta collegarsi e in home page trovate il manifesto generale degli studi. Lì ci sono tutte le indicazioni, il percorso per potersi immatricolare. Non dovete venire qua all'università ad immatricolarvi, ma è tutto online, tutto a distanza. Quindi è possibile allegare tutta la documentazione a distanza. Vediamo se c'è qualche altra domanda che i ragazzi ci stanno. Dopo la triennale si ha un accesso concreto al mondo del lavoro o come in altri casi è consigliabile continuare la magistrale? Allora, questo forse posso rispondere io. Della penna, esatto. Questa è una delle cose che spesso dobbiamo sottolineare. È vero che il legislatore ha così creato questo doppio percorso, una laurea triennale seguita da una laurea magistrale, però senza nulla togliere al valore che può avere la laurea magistrale, che per alcune attività sicuramente può essere ancora utile, però il percorso formativo completo è proprio dato da una laurea triennale accompagnata da una laurea magistrale. Attualmente anche dal Ministero più volte ci vengono inviti a invogliare, a richiamare l'attenzione proprio su questo aspetto. La laurea triennale è utile, ma è semplicemente un primo step. Dopodiché ci deve essere una laurea magistrale che consente di completare la formazione. Del resto bisogna anche ricordarci che, come ho detto prima io, noi ci troviamo di fronte a una società complessa e in continua evoluzione. Quindi non possiamo più pensare che abbiamo preso un diploma, abbiamo preso una laurea e con questa ci camperemo tutta la vita e tutta la vita non faremo altro che cercare di lavorare. Noi saremo chiamati continuamente a rinnovarci, a fare probabilmente corsi di approfondimento, a richiamati a secondare le aspettative e i cambiamenti della società. Allora, se questo noi lo dobbiamo fare probabilmente, senza neppure il probabilmente, anche nel futuro, ancor più è abbastanza limitante pensare che con una laurea triennale si possa aver completato un percorso di formazione. La laurea triennale deve essere vissuta come uno step di fronte al quale dobbiamo andare avanti e dobbiamo arrivare. Ecco, la laurea triennale può servire però a questo, a capire se la nostra strada è proprio quella o se magari possiamo andare verso un'altra triennale che è più compatibile nei confronti delle nostre aspettative. Questo sicuramente sì, però non deve essere vissuta come un fine e poi andiamo avanti cercando un lavoro. Ecco. Allora, un'altra domanda: le lezioni si svolgeranno nel campus di Chieti o di Pescara? Le lezioni si svolgeranno esclusivamente nel campus di Chieti, qualora si riprenderà in presenza, perché il corso di laurea ha sede a Chieti. Vediamo se c'è un'altra domanda. Sono uno studente pendolare, è possibile aggiungere agevolmente il campus con i mezzi pubblici? Assolutamente sì, l'università si trova a Chieti Scalo, che è, diciamo, la parte più giovane, meglio servita rispetto a Chieti, però diciamo, i mezzi pubblici arrivano agevolmente a Chieti Scalo, anche da Pescara, perché Chieti Scalo ha una stazione, per cui attraverso l'autobus o anche il treno è facilmente, insomma, il campus di Chieti è facilmente raggiungibile. Vediamo se c'è un'altra domanda. Sono previste borse di studio? Beh, allora dipende da cosa si intende per borse di studio, nel senso che noi abbiamo un'azienda per il diritto allo studio universitario, l'ADSU, che mette a disposizione degli studenti annualmente dei bandi a quale appunto lo studente partecipa sulla base del reddito oppure del merito, e in quel caso può accedere a delle borse di studio che sicuramente lo agevolano nel percorso formativo universitario. Ci sono requisiti previsti per l'immatricolazione? Allora, per quanto riguarda i requisiti previsti per l'immatricolazione, il nostro corso di laurea
prevede che per tutti gli studenti che abbiano acquisito un voto di maturità superiore a 60 non debbano fare nessuna prova di nessun test d'ingresso. Per tutti gli altri verranno fatti dei test d'ingresso durante l'anno e una volta superati lo studente può tranquillamente proseguire il suo percorso universitario senza ostacoli e impedimenti. Ho letto che è previsto un tirocinio, vorrei avere informazioni su come e dove svolgerlo. È proprio questo che avevamo già detto. La professoressa può... Ecco. Come già avevo accennato nella presentazione relativamente alle caratteristiche del corso, il tirocinio è un momento fondamentale. Lo richiamo ogni volta perché il tirocinio è un modo di applicare quello che abbiamo imparato, quello che voi avete studiato, vedete e cominciate a vedere questo studio come si può tradurre un domani nel mondo del lavoro. Quindi il tirocinio è un momento fondamentale e i tirocini vengono proposti, ecco, vi viene data una rosa di possibilità a seconda delle vostre, dei vostri interessi, potete avere un interesse più spiccatamente criminologico o più spiccatamente sociologico, in base a questo potete scegliere dei tirocini. Per questo noi vi proponiamo più scelte, più possibilità per espletare questi tirocini, che sono appunto relativi, ecco, io qualcuno ne ho elencato, abbiamo fatto convenzioni con il mondo della sanità, con convenzioni con la Polizia di Stato, con il mondo penitenziario, con quanti si occupano di investigazione, con enti che sono più tipicamente amministrativi, ecco, quindi la rosa delle possibilità sono svariate. Potete scegliere voi, sapete che dovete farlo, sapete che è un modo di avvicinarvi al mondo del lavoro e capire questo mondo del lavoro che cosa vi sta proponendo. Ecco, non è che fatto il tirocinio qualcuno vi chiamerà necessariamente a lavorare, però tutto può essere nella vita. Probabilmente avvicinarsi al tirocinio vuol dire anche capire meglio quello che si potrà fare domani, qual è la vostra propensione principale. Bisogna cercare di lavorare e nei limiti del possibile di fare il lavoro che più ci piace, perché se facciamo il lavoro che più ci piace forse lo faremo anche meglio e bene. Allora il tirocinio ha tutte queste valenze e per questo noi alcune volte, tra l'altro, e questo lo voglio precisare, per gli studenti che provengono da diverse regioni cerchiamo anche di fare delle convenzioni con gli enti che sono vicini alle aspettative sociologiche e criminologiche della loro terra di origine. Ecco, potremmo fare convenzioni con la regione Sicilia, con la regione Basilicata, con la Puglia, con la regione Veneto, se questi studenti che provengono da queste regioni, anche per ovvie ragioni economiche, preferiscono fare il tirocinio nella loro sede di residenza. Quindi le opzioni sono tante, la disponibilità è massima. E come diceva la mia collega, la professoressa Cristiana Valentini, c'è una grande sinergia e collaborazione tra di noi, ma c'è anche una grande sinergia e collaborazione nei confronti degli studenti. Noi ci siamo qui per voi, questo è un tema e un aspetto che più volte dobbiamo richiamare. Noi non ci siamo qui perché certamente lavoriamo in questo ambito, ma noi siamo qui proprio perché vogliamo portarvi ad acquisire delle competenze per la vita. Dopo l'università, nonostante, come vi dicevo prima, probabilmente farete tanti altri corsi, dopo ci sarà lo scontro con la vita, la battaglia della vita, che è una delle battaglie più affascinanti, ma di fronte alle quali bisogna arrivare con le armi giuste. Allora, leggiamo un'altra domanda. Io sarei interessata all'interclasse. Allora, in questo caso io farei intervenire il presidente del corso di laurea di ricerca sociale, politica e sicurezza e criminalità, il professor Cascavilla, anticipando semplicemente che faremo sicuramente nei prossimi mesi un open day dedicato esclusivamente all'interclasse. Però in questo caso il professore può intervenire, gli do la parola con grande piacere. Sì, eccomi qui. All'interclasse dedicheremo un altro momento di orientamento nelle prossime settimane. Però ecco, qualcosa posso anticipare. Noi abbiamo il corso triennale di sociologia e criminologia, poi abbiamo il corso
un corso magistrale, che è un corso inteso e programmato come naturale prosecuzione degli studi con quel particolare indirizzo criminologico che si possono compiere nella triennale. Fino all'anno scorso, fino a quest'anno, il corso magistrale è inquadrato nella classe di laurea LM88, che è la classe di laurea delle lauree sociologiche. A partire dall'anno prossimo, con molta probabilità lo possiamo dare come sicuro, anche se aspettiamo l'ultimo via libera da parte del Ministero, ci sarà un corso interclasse che è frutto di una modificazione del corso di laurea attuale, un cambiamento, una modificazione. Cioè, da LM88 l'abbiamo trasformato in un corso interclasse. Interclasse significa che dà la possibilità di poter avere due sbocchi di laurea. Il corso è unico, il corso di laurea interclasse è uno, però è congegnato in modo tale che può portare a due sbocchi diversi, cioè la laurea in scienze sociali, in ricerca sociale, politica, in una laurea LM88, e può portare anche a una laurea LM62, che è la classe di laurea di scienze politiche. Uso queste formule, forse per gli studenti che mi ascoltano queste formule non sono molto comprensibili, però posso spiegare che tutte le lauree che noi abbiamo in Italia sono raggruppate in alcune classi e ogni classe ha una sigla. LM88, per esempio, è la sigla di tutte le classi di laurea magistrale nell'ambito delle scienze sociali. LM62 è la sigla che raggruppa tutte le lauree che appartengono al gruppo delle scienze politiche. Questo, quindi, chi si iscriverà a questo corso interclasse, dopo un anno dovrà effettuare una scelta, un'opzione, e quindi andare o verso la laurea di carattere più sociale, o verso la laurea di carattere più politologico. Perché abbiamo fatto questa trasformazione? Per sempre in vista del conseguimento di un interesse che noi abbiamo per gli studenti, come diceva la professoressa Della Penna, noi siamo qui lavoriamo soprattutto per voi. Pensiamo che la laurea interclasse possa dare agli studenti un maggior ventaglio di sbocchi lavorativi, perché la laurea LM62, cioè scienze politiche, dà la possibilità di accedere a tanti concorsi della pubblica amministrazione, da cui invece la laurea LM88 è esclusa. La laurea LM88 è più indicata per chi vuole lavorare nell'ambito del penitenziario, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, dove si progettano le politiche di prevenzione della devianza, della criminalità. La laurea di scienze politiche dà accesso a un ventaglio molto ampio di concorsi nella pubblica amministrazione. E quindi noi abbiamo compiuto questa operazione di trasformazione del nostro corso di laurea, pensando soprattutto al fatto che tanti studenti con questo nuovo corso di laurea potranno sicuramente avere una più ricca possibilità di sbocchi lavorativi. E per il momento mi pare di chiedo scusa, mi fermo qui, poi se ci sono delle situazioni rimango a disposizione. Grazie al professor Cascavilla per aver illustrato e descritto il percorso formativo dell'istituendo
corso di laurea interclasse e soprattutto per aver evidentemente focalizzato l'attenzione sulle possibilità, sui percorsi, appunto sugli sbocchi occupazionali. Da questo punto di vista io richiamerei in causa il professor Tuozzolo, il presidente appunto del corso di laurea sociologia e criminologia, cui chiederei per l'appunto, qualora lo ritenesse necessario, gli chiederei appunto di poter aggiungere qualche altro elemento proprio in termini di ricadute occupazionali del corso di laurea. Credo che per il momento abbia un problema tecnico il professor Tuozzolo. Sospendo il suo invito. Eccolo, sono qua. Bene, ragionavamo degli sbocchi occupazionali, anche ne parlava adesso poco fa il professor Cascarilla sul piano del. Sì, molto è stato già detto, quindi sarò molto breve. Intanto uno sbocco importante è certamente, dato che siamo di fronte a una laurea triennale, è appunto il corso magistrale di cui abbiamo in parte, cioè in gran parte già parlato, e questo appunto corso in ricerca sociale, criminologia e che appunto si orienta appunto nella direzione anche delle scienze politiche dal prossimo anno con questa curvatura appunto interclasse di cui si è già detto. Il nostro corso triennale però già dà, diciamo, una preparazione per svolgere alcune attività come esperti di metodi e tecniche della ricerca sociale per i problemi dello sviluppo sociale. I nostri laureati possono svolgere appunto funzioni di specialista nelle analisi dei fenomeni sociali, gli esperti nella progettazione di interventi politico-sociale, che appunto sono tutte persone e professionalità di cui ha bisogno ad esempio la pubblica amministrazione, specialisti in comunicazioni pubbliche, esperti in politiche per la sicurezza privata e pubblica. Anche qui abbiamo ovviamente una serie di ambiti professionali in cui questa attività può essere svolta sia appunto in modo privatistico che presso enti pubblici, esperti in processi di riabilitazione sociale. Abbiamo appunto il campo della riabilitazione di coloro che appunto hanno commesso crimini. Naturalmente appunto sono tutte attività che si possono svolgere nell'ambito di, ripeto, enti privati o come attività professionali, diciamo, svolte in modo privato attraverso appunto delle consulenze o attività di questo genere, che possono, diciamo, essere svolte come fra virgolette criminologi appunto, ma forse per quello che riguarda in particolare questa figura del criminologo appunto, che però non è una figura, diciamo, ben esattamente definita dal nostro ordinamento, e su appunto quelle che sono le professionalità verso cui la nostra laurea triennale può spingerci, appunto raccomandandovi in ogni caso lo sbocco della magistrale come sbocco fondamentale per proseguire e completare i vostri studi, anche, diciamo, in prospettiva di un completamento formativo che potrebbe anche aprire la strada all'insegnamento
ad esempio di alcune discipline, delle discipline appunto in particolare sociologiche e psicologiche all'interno della classe di studio, degli insegnamenti che ci sono appunto nella scuola pubblica di filosofia e scienze umane, che appunto può essere compiuto da coloro che hanno terminato gli studi della magistrale, quindi completato in questo modo la preparazione. Quindi è chiaro che molti sbocchi professionali sono legati a quelli della specialistica. Però riguardo in particolare tutte quelle che sono i nostri sbocchi della triennale, per quanto riguarda gli aspetti più strettamente psicologici, passo la parola al professor Antonilli, che è proprio un esperto di queste questioni, anche dal punto di vista un po' più strettamente tecnico. Prego. Grazie Presidente, anche per l'esperto, un titolo che probabilmente non merito. Comunque ecco, volevo riprendere ciò che lei ha introdotto, proprio perché dal 2020 c'è una novità proprio che riguarda il profilo professionale del criminologo, poiché verso la fine degli anni 90 in realtà è stata abolita la possibilità di istituire nuovi albi professionali, ma dal 2013 è stata emanata una legge, la legge numero 4, sulle professioni appunto non regolamentate. Questo ha consentito di iniziare un iter al fine di riconoscere comunque il profilo professionale del criminologo, che ha trovato coronamento definitivo proprio nel 2020 con una norma UNI, in particolare la norma UNI 11783. L'UNI è l'ente di unificazione normativa italiano. Perché questo è importante? Perché per la prima volta sono stati individuati quelli che sono i prerequisiti di conoscenze e di formazione universitaria e post-universitaria proprio per accedere ad alcune posizioni, ad alcuni profili. In particolare la norma ne prevede tre. Uno, una forma base chiamata appunto criminologo, il criminologo expert e il criminologo senior. All'interno, nell'ambito di queste due ultime figure, cioè l'expert e il senior, abbiamo poi una duplice differenziazione. Da un lato abbiamo un percorso di criminologia generale volto soprattutto allo studio dei fenomeni criminali, quindi la cosiddetta criminogenesi e criminodinamica, e poi una parte invece relativa soprattutto alle scienze forensi, ovvero a tutte quelle discipline che in ambito investigativo e in ambito tribunalizio tendono a processuale tendono a reprimere questi atti devianti. Ecco, ovviamente la norma purtroppo è una norma a pagamento, quindi non è possibile consultarla facilmente neanche online, però ci riserviamo la possibilità di prevedere un altro momento di approfondimento e di riflessione in cui magari saremo in grado di fornirvi maggiori informazioni anche su quelli che sono appunto i prerequisiti e i percorsi formativi per ottenere il titolo di criminologo professionista. Vi ringrazio. Grazie al professor Antonilli, grazie al professor Tuozzolo. Io tenterei di ripassare la parola alla collega Terrossi, perché è rimasta sguarnita l'area antropologica. La professoressa Terrossi, io tento di chiamarla, ma credo che continui ad avere un problema di logistica, evidentemente. Io ecco, vorrei a questo punto coinvolgere i nostri studenti, i nostri laureati triennali, i nostri laureati magistrali e anche i nostri laureati che si stanno affermando nel mondo del lavoro o che lo stanno facendo con
con ottimi risultati e con grandi aspettative. Io coinvolgerei immediatamente Cristiana Perrella, dottoressa Perrella, e Giuseppe Carbone, dottor Carbone, che sono nostri laureati e corso laurea in sociologia e criminologia, sono iscritti al corso di laurea magistrale in ricerca sociale, politica della sicurezza e criminalità, e sono molto contento del loro coinvolgimento, anche perché hanno vinto un bando per l'orientamento e ci stanno affiancando in particolare la dottoressa Di Girolamo, ma affiancano tutti i docenti per quanto riguarda anche evidentemente le attività di orientamento. Ragazzi, benvenuti, grazie della vostra disponibilità. Io, se Giuseppe è d'accordo, coinvolgerei prima evidentemente Cristiana, a cui chiederei in poche battute appunto di condividere con noi a voce alta quali sentiment di questa sua esperienza, come si è trovata, se è qui collegata, immaginiamo che si sia trovata bene, e soprattutto ecco di condividere con noi, soprattutto con chi ci ascolta, quelle che sono le aspettative anche di una laureata, evidentemente è una laureanda in ricerca sociale, politica di sicurezza e criminalità. Grazie Cristiana. Grazie professor Lombardinilo, buongiorno, buon pomeriggio anzi a tutti. Allora, io quando scelsi di iscrivermi alla facoltà di sociologia e criminologia, un po' come tutti i miei coetanei credo, ero maggiormente intrigata dall'aspetto criminologico del corso di studi, ovviamente anche alimentata da film, insomma serie TV e quant'altro, però insomma mi sono dovuta ricredere, ho dovuto aprire gli occhi anche sul settore sociologico, che ho scoperto di essere di grande interesse, insomma la sociologia è una scienza che davvero ci apre gli occhi, a me personalmente ha fatto cambiare molti punti di vista, il fatto di connettere i crimini, i reati che vengono commessi in una società con la società stessa, quindi con i fattori sociali, culturali e ambientali che spingono insomma un soggetto alla devianza, alla criminalità, è una cosa a cui non avevo mai pensato prima di intraprendere questo corso di studi. E ovviamente oltre alla criminologia, oltre alla sociologia che studiamo sotto molti punti di vista, c'è la sociologia delle migrazioni, la sociologia della violenza, la sociologia del diritto, come ha detto il professor Cascavilla, ci sono anche altre discipline che a me sono rimaste particolarmente a cuore. Sicuramente la statistica, ma anche l'epistemologia delle scienze sociali che mi ha insegnato la professoressa Oliverio. Insomma, è un percorso molto ricco di spunti di riflessione interessanti. E hai ragione per cui poi ho scelto di proseguire il percorso di studi magistrali anche qui alla stessa università. E questo. Bene, la stessa scelta l'ha compiuta Giuseppe, grazie davvero Cristiana per la sua testimonianza, anche Giuseppe evidentemente sta vivendo questa esperienza anche per quanto riguarda l'attività di orientamento nel nostro Ateneo, nel nostro corso di laurea. Giuseppe, benvenuto. Grazie a tutti, grazie professore, benvenuti a tutti, state seguendo la nostra diretta live, buon pomeriggio. Appunto, come ha introdotto il professore, sono tutor dell'orientamento per quanto riguarda il nostro dipartimento in generale, sono ex studente della triennale e attuale studente della magistrale. Non nego che inizialmente ero titubante, perché il nome criminologia attira molto, ma andando poi nel pratico, andando avanti negli studi, ho aperto gli occhi perché è un corso che mi ha dato, ha ampliato i punti di vista, mi ha portato a osservare la società in tanti altri modi, mi ha portato a capire molte altre cose. E poi, proseguendo il percorso di studi nella magistrale, ho avuto un modo ancora di più di andare nello specifico di questi studi, anche perché la criminologia, diciamo tutta, non si ferma alle serie TV che vediamo ogni giorno sui nostri computer, sui nostri cellulari, va ben oltre quella che è la finzione cinematografica.
Per il resto, che dire, alla fine quasi mi sono trovato bene, soprattutto con l'opportunità di avere un campus così vasto e tenuto anche bene. Su questo non si può negare, non si può dire nulla. L'opportunità del campus è una delle poche in Italia e si viene sfruttata e va sfruttata al massimo, anche perché si può studiare liberamente sul prato enorme che abbiamo a disposizione nelle varie strutture. Questo. Grazie Giuseppe. Beh, no, detta così è molto affascinante, cioè la prospettiva di studiare sui prati, devo dire che ha un accento bucolico davvero, davvero interessante, ma siamo contenti che i nostri studenti mettano in evidenza che in effetti il campus è un posto meravigliosamente accogliente e davvero a portata di studente, lo dice qualcuno come sottoscritto che invece studiò tanto tempo fa in una zona precisa della periferia romana e devo dirvi che non era proprio la stessa cosa. Do il benvenuto a Rebecca Cervino, la dottoressa Cervino, che è laureata in sociologia e criminologia. Prima il professor Fornari si richiamava la componente vocazionale anche delle vostre scelte, evidentemente. Quindi do il benvenuto a Rebecca, le chiederei da quale parte dell'universo si collega. Ecco, se ce lo vuol dire, o se per la privacy non è indicabile, non lo so. È il caso, Rebecca? Mi sentite? Sì. Okay. Sì, io mi connetto da Pescara. Bene, allora siamo vicini. Rebecca, allora, questa esperienza e soprattutto quali sono adesso le aspettative? Puoi ripetere per piacere? Mi scuso in anticipo perché a me la connessione non sta andando bene. Ma non si preoccupi, non è l'unica, quindi capita, non si preoccupi. Ecco, lei ha conseguito il titolo di laurea triennale, ecco, quali sono adesso le sue aspettative? Sì, io in realtà sono ancora studentessa perché sono iscritta alla magistrale di sociologia e criminologia, quindi ricerca sociale e politiche della sicurezza. Ad oggi sono anche lavoratrice perché lavoro in una cooperativa sociale di Pescara, di nome appunto On the Road, e quindi per me è un mondo tutto nuovo perché mi hanno appena fatto un contratto, quindi ho avviato questa mia nuova esperienza lavorativa e sono in realtà molto contenta perché comunque il mio oggetto di lavoro rientra quasi del tutto per quello che è stato appunto il mio oggetto di studio all'interno della triennale, perché comunque mi occupo sto nel sociale, ho un contratto in qualità di operatore sociale, quindi il mio percorso di studi mi ha aiutato tantissimo anche ad interfacciarmi appunto nel mondo pratico. Grazie Rebecca, grazie. Io avevo già collegato Pasquale, Castronuovo. È collegata anche la dottoressa Casciano, entrambi laureati nel corso di laurea magistrale di ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità. Io sono molto contento di vederli collegati. A questo punto chiederei a Pasquale se rispettiamo il principio in base al quale si dà la precedenza alle donne o altrimenti diamo la precedenza alle donne. Grazie Pasquale per la tua pronta disponibilità. Lo stavo per dire. Federica, benvenuta. Federica è già proiettata in ambito professionale lavorativo, però Federica continua a frequentarci, il che evidentemente significa che si è trovata bene, evidentemente. Federica, io non voglio rubarvi troppo tempo perché veramente siamo molto contenti di potervi avere collegati. Federica, prego, allora, adesso quali sono le aspettative o che cosa sta vivendo? Quale esperienza sta vivendo? Ok. Buonasera, mi sentite? Problemi con l'audio, come al solito. E allora, il bello della diretta. E vi ringrazio tutti per essere così numerosi questo pomeriggio. Io sono sempre felice di poter partecipare agli Open Day organizzati dal nostro corso, dai nostri corsi di laurea, a cui tengo molto. Il secondo Open Day a cui partecipo, e qui ho fatto tantissime esperienze, partecipato a tutto quel che i miei docenti mi hanno dato l'opportunità di fare, e ringrazio tutti questo pomeriggio. E io
sono laureata al corso di laurea triennale in sociologia e criminologia. Ho poi continuato qui il mio percorso di studio, ho deciso di continuare qui senza alcun dubbio anche il corso di laurea magistrale in ricerca sociale, politiche della sicurezza e criminalità, e conseguito poi la laurea magistrale durante il mese di luglio, il 22 luglio del scorso. Successivamente durante il mio corso di studi magistrale ho anche vinto un assegno di tutorato, e come ci spiegava la dottoressa De Girolamo prima, c'è questa possibilità per noi studenti di poter prendere parte a questa iniziativa importante e per dare un contributo notevole e fondamentale a quelli che sono soprattutto i nuovi studenti, le matricole, ovviamente coordinati dalla preziosissima presenza di Raffaella, che io ringrazio per tutto l'aiuto che ci ha dato negli anni e nel tempo. Ancora dopo la laurea ho poi avuto un assegno di ricerca in collaborazione con il professor Claudio Tuozzolo, che saluto se è ancora connesso e che ringrazio. E quindi, come potete vedere, io sono molto affezionata a queste mura, a questo posto, non me ne andrei mai. Spero di poter rimanere qui, spero in un dottorato di ricerca quando arriverà anche quel momento, e quindi io vi invito ad iscrivervi ai nostri corsi di laurea, perché la mia è un'esperienza completamente positiva. Vi ringrazio tanto, ringrazio il professor Lombardinilo, grazie professore. E buona serata a tutti. Grazie Federica, grazie davvero. Qualcuno da fuori potrebbe pensare che siano interventi, come dire, telefonati o in qualche modo precalibrati. Pasquale potrà confermare che evidentemente non è così. Pasquale, tra le altre cose, si è laureato con il sottoscritto in comunicazione mediale e criminalità. Pasquale si sta già occupando, sta già perseguendo la sua strada professionale, sociologo clinico. Io non voglio rubare troppo tempo a Pasquale, ringrazio Federica e ringrazio anche Pasquale, do il benvenuto. Pasquale. Buonasera a tutti, grazie. Buonasera. Soprattutto grazie per l'invito, perché devo dire che è sicuramente una grande motivazione per me in primis poter parlare a quelli che spero possano essere un domani i miei futuri colleghi. La competenza del criminologo è una competenza in continua evoluzione. La società evolve continuamente, muta velocemente, di pari passo lo fa il diritto, e in maniera altrettanto veloce deve uniformarsi anche il criminologo. Questa laurea è un punto di partenza, non un punto di arrivo. C'è un punto però su cui bisogna riflettere, è che la figura del criminologo critico, del criminologo specializzato, non può non essere necessariamente sociologo. Questo perché la devianza e la criminalità non nascono in quella che è una lacuna psichica del soggetto. La criminalità non nasce da quello che è un malfunzionamento del sistema neuronale e non nasce neanche in maniera semplicistica da quella che è la possessione di un quadro psicopatologico, ma la criminalità si apprende. La criminalità è un processo di apprendimento, un processo di conformazione. E queste non sono solo vecchie teorie sociologiche dinanzi alle quali più potrebbero anche storcere il naso. Queste sono le evidenze neuroscientifiche, sono le neuroscienze che oggi ci dicono come in quel processo neuroscientifico di apprendimento e rinforzo ci sia un'intensa attività a livello dell'insula, a livello della corteccia frontale mediale, in cui effettivamente si dimostra che il processo di devianza e di criminalità altro non è che una lenta propagazione, e forse sotto questo punto di vista le teorie di Tard, che a suo tempo parlava di male dell'esempio, non sono poi così obsolete sotto questo punto di vista. Io apro questa piccola parentesi perché so che ai neofiti e a chi si approccia per la prima volta a questa disciplina può interessare. Parliamo dei serial killer. Se noi prendiamo in considerazione le biografie di John Wayne Gacy, di Ted Bundy, di Jeffrey Dahmer, ma anche dei serial killer donna, no? Noi pensiamo comunque che c'è una forte discrepanza tra serial killer donne e uomini, cosa che voi studierete, ma anche le donne sono capaci di portare avanti dei crimini seriali in maniera efferata. Pensiamo a Dorothea Puente, a Leonardo Cianciulli, ai coniugi Maxwell Epstein. Quindi c'è tutta una grande biografia in cui c'è un minimo comune multiplo, ovvero quello della presenza della inidoneità della famiglia, del contesto sociale, del contesto familiare,
che hanno fatto poi nascere quelli che oggi noi conosciamo come, come mostri. Quindi voi avrete la grande opportunità, l'onere e l'onore di approcciarvi, come già stato detto, ai germi della devianza, ai germi della criminalità, capire quali sono quelle interazioni, quei processi comunicativi che portano un soggetto a scegliere la devianza piuttosto che la conformità a una norma sociale. E voi tra l'altro avete anche un altro onere e un altro onore, quello di vivere questo grande cambiamento della criminologia. Oggi ci sono delle nuove teorie che bisogna necessariamente considerare. Oggi non ci si può approcciare alla devianza non considerando quello che è un approccio multidisciplinare, multiteorico. Pensiamo che addirittura oggi anche gli studi sul microbioma intestinale, sulla presenza o meno di determinati elementi, pensiamo a rame o manganese nelle ossa, anche questi elementi possono determinare la devianza. Quindi oggi viviamo una criminologia 2.0 che voi avrete l'obiettivo, con la forma mentis del sociologo specializzato, di poter vivere a tutto tondo. Quindi io ovviamente vi faccio un grande in bocca al lupo, perché so che questa fase di transizione che voi state vivendo, le fasi di transizione insomma creano sempre disagi sia nel singolo come nella collettività, anche se non necessariamente un qualcosa di negativo, ma io ovviamente chiudo dicendo che non ci sono dubbi riguardo alla spendibilità di una laurea così importante in una università così importante. Gli unici dubbi, semmai ce ne fossero, riguardano la vostra reale attitudine a confrontarvi con una disciplina sicuramente complessa, ma che dà sicuramente grandi soddisfazioni. Quindi ancora tanti auguri ai futuri studenti. Grazie Pasquale, anche per aver ribadito l'importanza della componente attitudinale, evidentemente, e davvero grazie a Cristiana, grazie a Giuseppe, grazie a Rebecca, grazie a Federica, ancora grazie a Pasquale. E c'è una domanda, come dire, in extremis, l'ultimo minuto, perché stiamo per chiudere, evidentemente. Domenico De Rosa, per quanto riguarda l'area sociologica, quali sono le aree di interesse? Beh, io chiamerei in causa il professor Fornari, che credo sia... Ecco, sta per apparire, poi tornare. È una domanda, direttore, di tua stretta pertinenza. Sì, grazie Andrea. Il microfono è aperto, sì? Sì. Dunque, le aree sociologiche di pertinenza sono individuabili nella sociologia generale, che tende ad inglobare in sé anche alcuni elementi delle specialistiche. Nei manuali di sociologia generale voi trovate una parte dedicata alla famiglia, al gruppo dei pari, alla mobilità sociale, alla devianza, alla cultura, alla comunicazione. Poi c'è un percorso diverso che lascia di lato i problemi generali della sociologia e si occupa degli autori. Quindi accanto alla sociologia generale noi troviamo la storia della sociologia, un insegnamento impartito attraverso 6 crediti al primo anno. Nella storia invece si studiano i grandi sociologi, i grandi autori della sociologia a partire dalla fine dell'Ottocento, quindi da Durkheim, che fu il primo docente con una cattedra in sociologia a Parigi, fino ai sociologi dei nostri tempi, per citarne forse il più famoso, fino a Bauman, a Zygmunt Bauman. Poi abbiamo la metodologia, che è strettamente connessa alla sociologia generale, alla storia della sociologia, che studia appunto in che senso la sociologia sia una disciplina scientifica, in che modo i metodi della sociologia siano metodi che hanno anche una loro autonomia, sempre tenendo presente che l'approccio fondamentale è quello che ci è stato trasferito dalla grande tradizione della rivoluzione scientifica moderna, quindi un metodo che si basa sull'osservazione, sulle ipotesi, sulla verifica e sulla falsificazione delle ipotesi. Poi abbiamo le sociologie settoriali, quindi in particolare la sociologia giuridica, nel nostro caso, la sociologia quindi giuridica del mutamento sociale, sociologia del diritto, la sociologia politica, che si occupa di fenomeni politici anche a livello internazionale, anche di geopolitica. Poi abbiamo la sociologia economica, tutti insegnamenti attivi nel nostro corso,
la sociologia economica, la sociologia dell'ambiente e del territorio, che spazia, diciamo, da temi che sono più legati a questioni ambientali, alla sfida ecologica, agli effetti della globalizzazione, a problemi di territorio, di sociologia urbana. Questo è un po' il ventaglio che concerne, diciamo, lo spettro degli studi sociologici dentro la cornice dell'epistemologia delle scienze sociali, che ci insegna quali siano i principali paradigmi di ricerca. Sostanzialmente sono due: uno più orientato all'interpretazione, a valutare la soggettività dell'individuo quale portatore effettivo di socialità, un'altra invece di tipo positivista, più orientata a valorizzare le strutture. Oggi tuttavia si è capito che in effetti le due visioni devono interagire, e quindi il criminologo che si forma studiando queste discipline sociologiche riesce poi a capire che può adottare nel suo lavoro criminologico una prospettiva che sia più individualista oppure più strutturalista, più tesa a cercare all'interno del fenomeno criminoso responsabilità di tipo soggettivo, e invece potrebbe anche coltivare un approccio teso a, come diceva nel suo brillante intervento Pasquale, teso a cogliere il peso delle strutture nell'incidere sui comportamenti criminali. Prego. Grazie professor Fornari, direi che siamo in chiusura. Io tengo a ringraziare tutti coloro che hanno voluto seguire questo Open Day Online 2021, e ringrazio naturalmente chi è intervenuto in sede o a distanza. Quindi di nuovo un grande grazie al professor Tuozzolo, alla professoressa Della Penna, al professor Cascavilla, al professor Fornari, professoressa Oliverio, professor Antonilli, professoressa Valentini, professor Di Zio e la professoressa Rossi in contumacia, ma non si può dire che non ci abbiamo provato, ma sicuramente avremo altre occasioni, speriamo in presenza, nel caso contrario online, per ricoinvolgere la professoressa Tea Rossi. Un grande grazie al professor Della Pella, dottoressa Russo, ai ragazzi e agli studenti che sono coinvolti nelle operazioni di orientamento per aver reso possibile anche dal punto di vista tecnico e logistico questa diretta social. Gli studenti che sono intervenuti li abbiamo già ringraziati. Ringrazio ancora una volta la dottoressa De Girolamo, per cui non spendo più altre parole, ne ho spese già quasi tutte, quindi mi sembrerebbe del tutto pleonastico, ma consentitemi di ringraziare davvero affettuosamente la professoressa Della Penna, che è anche in veste di responsabile delle attività di orientamento e dibattimento, ha proposto un impegno davvero probante ai fini dell'organizzazione anche di questo Open Day. Chiederei alla professoressa Della Penna di chiudere questo Open Day, ringraziandola da parte mia, da parte di studente, da parte evidentemente di tutti quante le colleghe e tutti quanti i colleghi. Ancora grazie. Io ringrazio, visto che il professor Lombardinino ha ringraziato tutti, io prima di tutto devo ringraziare il professor Lombardinino, che ha veramente seguito con la sua solita brillantezza questa funzione di moderatore di questo evento, un evento a cui teniamo molto, tra l'altro, e lo dico, e non solo tra parentesi, ma è proprio un ricordo molto fermo, che questo non è altro che la prima occasione di incontro di orientamento, perché ce ne saranno altre a brevissimo, a maggio già quella per la magistrale, per il corso di magistrale, e poi ce ne saranno sicuramente altre due o tre relative sia alla triennale che alla magistrale. Anche a me tocca e mi fa piacere ringraziare tutti quelli che hanno collaborato con noi, prima di tutto chi ha curato l'aspetto tecnico, che non è stato facile, soprattutto se consideriamo che questo è venuto fuori dalle forze interne, lo voglio dire, non sono state le forze universitarie dedicate proprio al web e alla comunicazione, ma proprio le forze interne del nostro corso di laurea, che credono molto in queste iniziative. Poi magari li bacchettiamo pure, soprattutto se mi impiccano ogni tanto, ecco, visto che mi hanno impiccato prima mentre parlavo
parlavo. Ecco, ecco, però questo sorriso che sempre ci strappiamo vuol dire che c'è una grande sinergia tra di noi. Ci possiamo dire tutto proprio perché ci vogliamo bene. E guardate che volersi bene è una cosa importante. Lavorare in un posto dove ci si vuole bene, in cui si può parlare liberamente, in cui nessuno ti mette al muro perché hai detto una cosa, perché poi tanto lo abbracci di nuovo. E questo è importante, ed è importante perché sottolinea il clima che caratterizza questo corso di laurea. Per cui veramente un ringraziamento a tutti quanti, a Vanessa, a Pier Giorgio, io poi li chiamo tutti quanti per nome perché è il nome che ci qualifica prima di tutto, Raffaella, Federica, tutti qua, e poi ovviamente i nostri colleghi. Quindi veramente un ringraziamento a tutti per questo clima che si riesce a realizzare. Io poi mi auguro che questo aspetto ve l'abbiamo trasmesso. Non voglio dire che entrando da noi entrerete in una famiglia, entrerete sicuramente tra persone che si prenderanno cura di voi. Questo è importante, che si prenderanno cura di voi, magari poi vi diranno pure qualche no, la vita è fatta anche di frustrazioni, però sicuramente lo faranno perché vogliono vedervi crescere, e questo è il nostro impegno. Nessuno più si preoccuperà dopo di voi, di vedervi crescere. Questo è l'ultimo momento in cui ci sono persone che non vi diranno che dovete studiare o che dovete fare un esame, ma che ci saranno. Poi magari voi non farete l'esame, forse non studierete, oppure studierete di più, però ci saranno, dopo la vita vi metterà in fondo tante volte da soli di fronte alle difficoltà e alle scelte. Quindi cerchiamo di utilizzare questo che forse è l'ultimo periodo di passaggio, l'ultimo rito di passaggio prima di affrontare effettivamente la vita. Allora mi auguro che noi vi abbiamo trasmesso questo, come vi abbiamo, spero, trasmesso anche una capacità di riflessione. Non è che vogliamo solo dirvi che noi siamo i più bravi, in realtà siamo i più bravi, questo è ovvio, che noi siamo i più bravi, quindi dovete venire da noi perché troverete il posto migliore, il corpo docente più preparato, più vivace, troverete i posti più belli. Però a parte questo, mi auguro che questo sia servito a capire dove volete andare, e quindi ad avere delle conferme se volete venire da noi, ma anche forse suggerirvi delle ulteriori riflessioni se questa chiarezza di dove andare non ce l'avevate ben presente. Quindi la funzione dell'orientamento è questa, non soltanto dire che noi siamo i più bravi, ecco, come ribadisco, anche se noi lo siamo, ecco, ma aiutarvi a scegliere, bene. Allora io ringrazio tutti quelli che hanno collaborato con noi, ringrazio chi ci ha seguito, li rinvito per le altre occasioni di orientamento che avremo. Mi pare di sapere, perché poi non sono molto tecnologica, che questo video poi verrà trasmesso e quindi voi lo potete rivedere, e quindi vi rivedrete vedrete tutti quanti noi, ci farete anche le pulci e così direte se abbiamo parlato bene o abbiamo parlato male, e così ci conterete tutte le nostre rughe che abbiamo, ecco, e però conterete anche i nostri sorrisi che vi abbiamo potuto dare. Allora, una buona serata a tutti, a voi e ai vostri professori che vi hanno suggerito di collegarvi con questo evento. Grazie.